Taranto, Villa Peripato, quanti ricordi della mia infanzia, della nostra infanzia, dinanzi al laghetto. E però questi ricordi vengono offuscati da un'immagine cruda, violenta. Non si può asfaltare così in una villa, in un parco pubblico. Vediamo la superficie, l'aria completamente ricoperta di asfalto. Ne parliamo con l'agronomo, il dottor Francesco Pasculli. Beh sì, effettivamente noi vediamo, diciamo, un'opera pubblica mal riuscita. Perché? Prima di tutto premettiamo che questo è un parco, il primo parco storico della città di Taranto del 1913, inserito nei 100 parchi più belli d'Italia. E l'asfalto qui praticamente determina dei danni seri alla vegetazione, perché l'asfalto non consente alle radici di poter espletare la massima potenzialità fisiologica. Si parla di asfissia radicale, che poi determina la morte dell'albero. Consideriamo che qui l'asfalto non c'era prima, perché come in tutti i parchi urbani, per la salvaguardia della vegetazione si utilizza lo sterrato, il breccino. Infatti molti di noi ricorderanno, quando eravamo piccoli, che qui non c'è mai stata la pavimentazione bituminata, che fu fatta negli anni 90 e che infatti ha determinato la morte di parecchi alberi, soprattutto di pini. In questo caso possiamo vedere come l'asfalto arrivi addirittura al colletto dell'albero, quindi fisiologicamente un grosso errore. Oltre ad essere, diciamo, da un punto di vista paesaggistico, cioè sapere, qui ci troviamo in un parco del 1913, effettivamente non è un bel bigliettino da visita, assolutamente. Quindi, anche perché se paragoniamo questa realtà con quella di altre città, veramente sì, ci sale la pressione arteriosa. Assolutamente sì, perché poi consideriamo che oggi il turista è un turista attento. E queste cose quindi non fanno bene sicuramente alla città come immagine, quindi non fanno bene all'immagine della città, non fanno bene da un punto di vista paesaggistico, non fanno bene alla fisiologia della pianta. Questa è Taranto, così è, se vi pare, e se non vi pare, purtroppo l'asfalto c'è lo stesso.